Ciao a tutti e bentornati sul mio canale in Moto 365. Ci siamo! Siamo pronti per un altro viaggio del mio progetto L'Italia in moto senza autostrade. Questa volta faremo il Sud Italia, per cui Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Calabria. Questa volta non ci saranno con me i miei amici dei motospigati, ma farò il secondo viaggio in solitaria, esattamente come il primo, che è stato l'Italia in moto senza autostrade centro. Normalmente in questi video dico che questo lo lascio a casa. Questa volta purtroppo per ragioni di tempo diventava impossibile, diciamo, arrivare fino in Molise senza autostrade, rischiando poi di non riuscire a far bene il viaggio nel Sud Italia. Per cui lo porterò con me, ma solo per arrivare in Molise. Poi farò tutto il giro del Sud Italia per arrivare fino più o meno a Napoli, dove riprenderò l'autostrada per tornare a casa. Per cui questa volta questo viene con me, ma vi assicuro che sarà usato, diciamo, solo per l'andata ed il ritorno. Siamo nella bellissima piazza di Vigevano, da dove oramai avete visto partono tutti i miei viaggi dell'Italia in moto senza autostrade. Questa volta partiamo per il sud Italia, e niente, ci ritroveremo più o meno fra 10 giorni ancora in questa piazza. Intanto vi faccio la solita panoramica della bellissima piazza di Vigevano, oggi in una giornata un po', diciamo, uggiosa. Ok, dicevo, stiamo lasciando la piazza di Vigevano, che è il punto di partenza di tutti i miei viaggi del progetto L'Italia in moto senza autostrade. Due parole sulle regole di questo viaggio, che si chiama L'Italia in moto senza autostrade, che sto facendo a tappe. Ho già fatto il centro Italia, ho già fatto la Sardegna insieme ai miei amici motosfigati e ho già fatto la Sicilia. Mi manca appunto il sud Italia, che farò in questo viaggio, e poi il nord, che però, insomma, essendo io della provincia di Pavia, l'ho tenuto un po' per ultimo perché era quello, insomma, che mi viene anche più semplice e che conosco meglio. In questo ponte del 25 aprile è previsto un po' di tempo quantomeno variabile, se non in certi momenti proprio brutto. Ovviamente va bene così, diciamo, non è che ci potessi fare sto granché. Io l'unica possibilità che avevo di fare un viaggio così lungo e prendermi così tanti giorni era appunto sfruttare questo ponte. Ok, comincia un pochino a piovere, non fortissimo, però un po' di pioggia c'è. Ok, stiamo per prendere l'autostrada. Siamo a San Benedetto del Tronto, tappa intermedia prima di arrivare in Molise. Ieri sera ero molto stanco, per cui ho preferito fermarmi. E deve essere pure bella San Benedetto del Tronto. Saluto tutti gli amici, San Benedettini? Non ho idea di come si chiamino gli abitanti di San Benedetto del Tronto. E niente, diciamo che concluderò con questi ultimi 200 km più o meno di autostrada fino a Termoli. Dopodiché, come promesso, non utilizzerò più nessun, neanche raccordo, neanche tangenziale, se dovessero esserci, e mi farò tutto il giro del sud. Ciao a tutti, siamo arrivati a Termoli finalmente. Da qua comincia l'Italia in moto senza autostrade. E ragazzi, il Molise esiste.
Stiamo imboccando la SS87 da Termoli fino verso l'interno del Molise. Intanto vi faccio una panoramica. Oh, finalmente un po' di curve, che con tutta quell'autostrada avevo spiattellato le gomme in maniera spietata. Come leggevo, la SS87 ha un inizio un po' noioso, ma poi diventa una strada molto molto bella. Assolutamente. Molto molto divertente. Panorama potrebbe essere anche 10, almeno per quello che sto vedendo. Mamma mia, che bella sta strada, cavolo! Ci voleva, ci voleva! E vai! Dopo tanta autostrada e tanta sofferenza, finalmente! Vediamo di non investire il signore. Oppa! Finalmente un po' di curve fatte bene! Che figata! Guardate, guardate il panorama! Bellissimo! Poi guardate, vabbè, qua è anche gusto personale. Questi sono i misti abbastanza stretti che piacciono a me, perché come ho già detto in altri video, non amo particolarmente prendere troppa velocità, e se il misto è stretto, insomma, ti diverti tranquillamente senza dover andare troppo forte. Ok ragazzi, allora ho fatto andare il drone, sono arrivato quasi a una distanza di 1 chilometro, però poi mi dava troppi avvisi di eliche che girano troppo forte e insomma di vento, perché c'era comunque abbastanza vento e ho preferito non esagerare. Dunque, stiamo lasciando Campobasso dopo aver mangiato alla trattoria La Grotta di Concetta. Vi lascio il link in descrizione. Devo dire, posto rustico come piacciono a me, molto molto tranquillo, molto alla mano, piatti tipici molisani, le bruschette un primo e poi mi sono lasciato tentare dalla signora e ho mangiato anche un secondo. Infatti in questo momento sto abbastanza morendo, però va bene così. Facciamo la votazione della SS87 sannitica. Io direi curve 9, asfalto 7, panorama 9. Allora, diciamo curve 9, è veramente bella, con curve sinuose, belle, da piegare parecchio, bello bello. Ci sono, a dire il vero, dei punti in cui diventa un po' troppo dritta, un po' troppo statale, però ci sono anche dei punti veramente molto interessanti. Asfalto ha preso solo 7, perché ci sono dei punti tenuti molto molto bene e degli altri, come questo ad esempio, molto molto meno. Panorama 9, perché è molto molto bello. Magari non è, ero indeciso tra 9 o 10, ma alla fine ho fatto 9. Comunque il panorama, ragazzi, è veramente molto molto bello. Il Molise si sta rivelando una terra estremamente bella. Va, che bella visione di Campobasso, ve la riprendo.
Ripartiamo dopo la seconda dronata della giornata. Questo viaggio mi sa che sarà pieno di dronate, ma va bene così, insomma. Cane che vuole giocare, però può essere anche abbastanza pericoloso, detto tra noi. Ancora stradine molto del Kaiser, ma va bene così, dai, proviamo qualcosa di nuovo, ragazzi. Proviamo un po' tutto quello che il nostro Molise ci può dare, anche perché è così piccolo che fra poco usciamo dal Molise e entriamo in Campania, se non ricordo male. Guardate il panorama. Qua mi ricorda molto Pavese, che diventa quasi una strada sterrata. Siamo tornati sulla SS di prima, la 618. Sì, probabilmente era più stradale da fare, però non mi è dispiaciuto questo intermezzo su per le colline. Bello nel frattempo, guardate il panorama, bellissimo. Sì, comincia a piovigginare. Vabbè, poco. Non ho messo neanche i pantaloni antipioggia, porca miseria. Forse sarebbe stata una buona idea. Ma va bene. La nuvola mi sembra abbastanza passeggera, però devo dire che la signora si impegna. Sto prendendo una bella sciacquata, eh. Vabbè. Anche qua diventano strade abbastanza, diciamo, secondarie. Ma va bene. Santa Maria in Pantano, ho capito bene? Il navigatore mi ha detto di girare a destra in Santa Maria in Pantano. Credo di aver capito male il nome. Se no, devo dire, tanta roba, vado a farci un po' di enduro. Queste strade, diciamo che, vabbè, motociclisticamente non sono sicuramente da farci una recensione, no, sono stradine un po' così. Hanno il loro perché, il paesaggio, i paesi sperdutissimi. Forse esattamente come ogni tanto mi piace perdermi clamorosamente nel Pavese, che arrivo in posti tipo Borgoratto, Mormorolo, c'è posti allucinanti. Adesso arrivo al prossimo paese, che è Rocca Mandolfi, Cantalupo nel Sannio. E che c'è il navigatore che oggi c'ha il pallino delle strade super secondarie. Va bene. Che strana. Qua fra un po' diventa sterrato e va bene così, eh. Vabbè ragazzi, il bello, io ho preso l'Africa Twin proprio per questo, francamente. Ma dai, ma che strada mi ha fatto fare? Vabbè, la deviazione adventuring. Mamma che bella sta moto, ragazzi. È una moto fantastica che ci puoi fare veramente di tutto. Siamo quasi arrivati a Rocca Mandolfi. Anche di qua una dronata male non farebbe, eh.